Il tema della lotta alle sale slot e il ridimensionamento del gioco lecito e la lotta alla ludopatia sono una delle battaglie che per il Movimento 5 Stelle è da tempo un cavallo di battaglia. Innanzitutto noi condividiamo su questa delibera il principio ispiratore ed è appunto lo stesso motivo per cui noi non la bocceremo, ma ci limiteremo ad astenerci nel voto di questa delibera. Vorrei innanzitutto prima rispondere, non è pensabile che noi votiamo favorevoli degli emendamenti per poi bocciare una delibera, quindi penso che è anche congruo non approvare determinate cose se poi comunque vi bocciamo la delibera, tanto per essere chiari. Una cosa che noi... Io non l'ho interrotta, la prego per cortesia di non interrompermi. No, consigliere prima. Vedo che comunque l'educazione è una vaga possibilità. Questo è corretto. Quindi ascoltiamo gli interventi, senza interruzioni, prego consigliera Catini. Il dire che noi non abbiamo coraggio e che non vogliamo approvare queste linee guida, perché noi c'è questa vaga possibilità che il 4 maggio, no, c'è la forte possibilità che il 4 maggio nella conferenza Stato-Regioni-ANCI lo Stato voglia riprendersi queste competenze nelle proprie mani e voglia legiferare e deliberare in modo proprio. Quindi alla luce di questo noi stiamo attendendo a portare in aula, ma solo unicamente per questa motivazione, il nostro regolamento. Io vorrei essere buona e dire che condivido le premesse, non posso però dire che condivido in toto questa proposta di delibera, perché se noi vogliamo essere rapidi ed efficaci e vogliamo veramente porre fine a quello che tutti noi vediamo andando verso le periferie, allora non possiamo né accettare il limite dei 1000 metri che voi mettete, tanto per dirne una. E onestamente, leggendo queste 4 paginette, mi viene il dubbio, non so se dire, vorrei citare un termine tanto caro a uno dei firmatari di questa proposta di delibera, vorrei citarne la pochezza. La pochezza perché solamente una pagina scarna indica di fatto le linee guida vere e proprie. Non si capisce se il ragazzo non si è applicato e quindi è svogliato e poteva fare di più, oppure si è applicato e questo è il meglio che ha saputo produrre. Noi siamo veramente, veramente contenti di poter portare il nostro regolamento in futuro in quest'Aula e di riuscire a regolamentare questa materia. Ciò nonostante, queste linee guida non possono essere accettabili per noi. Quello che poteva essere condivisibile lo abbiamo incluso nel nostro regolamento, come ne abbiamo anche parlato nelle commissioni. E io vi invito veramente con il cuore a non strumentalizzare il fatto che noi ci asserremo su questa delibera, perché lo sapete benissimo che il tema è caro a tutti, ma che i contenuti di questa delibera non erano veramente applicabili. Grazie. Grazie a lei. È iscritta a parlare in dichiarazione di voto la